capo, Carlo Knight, tutto vestito di bianco, maestro di eleganza, maestro di gran maestro di cucina. Vuole dirci dentro, noi come sorrentini siamo qua a testimoniare un aspetto causa a tutta dove di musica. Non so se ricorda. Come no. Lui nel 1958 lo sistemò, era già alla direzione del capo di Murdo, fu invitato a venire a sapere. E come lo ha sistemato allora, così è rimasto adesso. Ma non per inagibilità, non per. Ma perché ha dato delle condizioni e degli indirizzi di così alto specifico contesto che non si possono toccare. Ti vorrei fargli una domanda. Perché i personaggi come Raffaello Causa oggi non se ne vedono in giro di personaggi? Che cosa è successo? Perché questi personaggi sono spariti? Io la risposta la trovo in un dettaglio molto molto semplice. Raffaello Causa entra al Capodimonte come in qualità di era rispettoso, insomma, non mi ricordo, ma io mi ricordo invece il mio ricordo di Raffaello Causa è suonatore di jazz, della batteria, credo di nelle sue note biografiche è notato che entra a Capodimonte con una qualifica molto piccola, non so quale, non azzardo. Probabilmente era un tecnico tra i restauratori, tra gli elettricisti, e quindi ha percorso dal basso, non è stato un inserimento in mezza via. Io ricordo che la morte di quando morì Raffaello, io stavo andai a Roma e vidi Fausto Zevi, sì, che è stato un grande sovrintendente al Colle di Napoli. Quando gli dissi la notizia, ricordo che Fausto Zevi mi disse, madonna, che vuoto che si è creato, chi lo potrà mai contare? Questo è il ricordo che ho di quello. Il fatto stesso di essere qua a distanza di tempo, con così tanti amici, che già portando quelle idee, quel concetto, quella capacità, il coraggio di agire, però c'è la fortuna, abbiamo la fortuna di oltre ai suoi libri, era un grande scrittore, quindi erano libri molto scritti molto bene, c'era anche un figlio, Stefano, cioè un giovane di grande valore che abbiamo ascoltato, e poi anche diciamo che anche Marino, la moglie, ha continuato, insomma, è ancora presente tra noi, quindi, sia con Marino che con Stefano. Una presenza molto forte nel mondo della cultura del mio caso, come devo chiamarla? Io sono così danese, non ci siamo mai dati e lei ci siamo sempre parlati con tutti. Quando avremo il piacere, oltre che di avere anche a Sorrento, voglio mostrarle uno dei dettagli più importanti di Raffaello Causa, mette in una stessa sala, riesce a mettere insieme Nicco Soldati con di fronte a 5 metri di distanza uno dei migliori discepoli di Caravaggio, con queste Nicco Spadaro con queste figurine piccine alla maniera fiamminga, poi giusto di fronte ma di Raffaello Causa parlando di Sorrento quando parlare di Pittroni, la sua grande passione, la sua grande scoperta, quindi anche il riordino dei quadri di Pittroni, l'identificazione del museo reale, renderli, assemblarli e sistemarli in una sala per dargli una precisa personalità, questo, un gesto di grande coraggio, questa comprensione dell'importanza di Pittroni che è un pittore molto sconosciuto ma certamente non apprezzato a suo punto di vista. Grazie di questo tempo che ci state dedicando. Ciao, il pubblico di Positano l'aspetta per quest'estate a Positano. Grazie. Auguri ancora. Ciao. Saluto Giulio.